Allora, Alessandro Spreafico da Lecco ci scrive: oggi è doveroso dare risalto al processo GEA, partito con una richiesta di condanna a 6 anni e 4 mesi per associazione a delinquere, ovviamente parliamo di Moggi, concluso con la conferma dell'assoluzione, annullata anche la condanna per violenza privata. Per capirne di più bisognerà però aspettare il dispositivo della sentenza e le motivazioni. Comunque una vittoria importante, ora bisognerà aspettare la decisione della Cassazione sull'altro processo, che è quello che a noi poi interessa di più, cioè quello di Calciopoli. E lui dice: prima o poi tutta la verità verranno fuori. Dice: passo per passo tutte le accuse stanno cadendo, ci vorrà ancora tempo, ma prima o poi avremo giustizia. Poi vabbè, lui parla anche, tornando al calcio giocato, visto le ottime prestazioni di Berardi, si potrebbe puntare su di lui già da giugno, è meglio fargli fare ancora un po' di esperienza. Adesso io vado avanti a leggere e poi tanto ci ricordiamo. Dunque, Maurizio ci scrive: un girone d'andata eccellente, un numero di punti conquistato al di sopra di ogni aspettativa, uno scarto nei confronti degli inseguitori di rilievo. Cosa si può dire di più di questa squadra al netto della mancata qualificazione nella Coppa più prestigiosa? Dice: però ora viene la parte più complessa, che passa dal gestire il vantaggio acquisito nei riguardi delle altre squadre, gestire le forze fisiche considerati in tanti impegni. E lui ci fa un elenco, dice: da sabato 18 gennaio Juve-Samp, il martedì 21 Roma-Juve, quindi là, Coppa Italia, il 25 Lazio-Juve, quindi in nuova Roma, 2 febbraio Juve-Inter, poi il 9 febbraio Verona-Juve, 16 febbraio Juve-Chievo, il 20 incomincia l'Europa League, quindi qui a Torino col Trabzonspor, il 24 Juve-Toro, quindi abbiamo il derby di lunedì sera, il 27 Trabzonspor-Juve, quindi là a Trebisonda, poi subito dopo Milan-Juve, poi il 5 marzo ci sarà l'impegno delle nazionali, quindi molti dei nostri giocatori andranno in nazionale, subito dopo Juve-Fiorentina, poi e lì parte l'eventuale, no, il 13 marzo, quindi il 9 marzo Juve-Fiorentina di campionato, 13 marzo e 20 marzo eventuali partite con i viola per l'Europa League, se noi andiamo avanti e loro vanno avanti, cioè sarà un inferno. Ma infatti quello che quando sento dire: ah, la Juve ha vinto il campionato, la Juve ormai ha il campionato in tasca, non è assolutamente così, nel senso che sarà durissimo questo girone di ritorno. Sì, perché hai visto, sarà, e non sono partite da dire vabbè. E poi lì sta nella bravura di Conte e della squadra riuscire a fare un turnover di modo che questi ragazzi non siano troppo stanchi, assolutamente, e non avere tanti infortuni. Solo così potremo dire di avere lo scudetto in tasca. Certo. Diciamo, bisognerà vedere quanto punteranno effettivamente sull'Europa League, insomma, perché appunto prima leggevo che sembra che Conte stia già pensando a quelle due partite e fare turnover, quindi farlo lì col Trebisonda. Ma effettivamente io credo che Marchisio, Vucinic eccetera siano in grado di deve farlo e soprattutto abbiamo la squadra per poter fare il turnover, abbiamo visto che tutti quelli che entrano segnano. Esatto. Quindi tanto vale approfittare di questa cosa. Giochiamo col turnover, ma è normale, ma mi sembra che sicuramente nei progetti di Conte. E poi appunto che eventualmente se ci sarà un inserimento o due, insomma, nuovi giocatori, che siano giocatori utili alla causa e che non siano da piazza, cioè, ma che diano una mano anche in questo, proprio perché. Poi dunque, sempre parlando di Moggi, ci scrive Enrico da Caserta, dice: si sente tanto appunto parlare in relazione alla sentenza Moggi della Cassazione, dice: ho cercato notizie in ordine alla diatriba tra prescrizione del reato e assoluzione, perché alcuni giornali hanno parlato di prescrizione, in realtà lui stesso, Moggi stesso, ha parlato di assoluzione, che sono due cose diverse. Purtroppo non c'è molto, dice, in primo grado appunto Moggi era accusato di associazione a delinquere e violenza privata. Dice: l'unica certezza alla quale sono pervenuto è l'assoluzione piena e definitiva in ordine al reato di associazione a delinquere. Quindi tra l'altro anche qui, anche se era qualcosa di collaterale, non è Calciopoli eccetera, però comunque vengono un po' meno certe accuse. Tra le altre cose, della GEA la Juventus aveva due giocatori all'epoca, Tacchinardi e Mutu, stop. No, quindi vabbè, anche tutto ciò che si era detto, che loro, questa storia qua è stato un accanimento bello e buono nei confronti di Moggi per il problema Calciopoli, esatto. Ma penso che queste accuse qua giustamente sono state, certo, sono cadute come
Lui dice, solo per questo reato Moggi era già stato assolto in appello, quindi per l'associazione a delinquere, però dice, contro questa assoluzione c'è stato, oltre al ricorso dei suoi legali, anche il ricorso in Cassazione dell'accusa, che non riteneva fondata l'assoluzione sentenziata in secondo grado. Ebbene, stando a quanto riportato dai giornali, pare che la Cassazione abbia sentenziato che l'accusa di associazione a delinquere non è fondata e che per tale reato i termini di prescrizione non risulterebbero ancora scaduti. Quindi, dice, per l'altro reato invece la violenza privata, che tra l'altro è un reato di gran lunga meno grave, e si parlava della violenza privata con su Con Emanuele Blasi, dice si sarebbe verificata la prescrizione. Giusto per far capire ai telespettatori, questo reato contestato a Moggi consisterebbe nel fatto che lo stesso avrebbe obbligato Emanuele Blasi, all'epoca alla Juve, ad abbandonare il suo il suo procuratore e a procuratore. passare all'AGEA, come di fatto avvenuto. Ma di questo non avremo mai certezza assoluta se non le parole dell'accusatore Blasi, cioè. Dice, mi viene da fare una considerazione, un paragone tra il processo Gea e il processo Calciopoli. Se, come confermato, la Cassazione non esisteva un sistema Moggi per la gestione dei calciatori, siamo sicuri che invece esistesse un sistema Moggi per gli arbitraggi, perché appunto all'epoca si parlò, lui, il sistema Moggi c'era in due campi, con gli arbitri e. E con i giocatori. Insomma, quindi adesso una cosa è venuta meno, vedremo. Io ritengo che la mia opinione personalissima è che questa cosa sia stata montata in una maniera smisurata, Sì. perché il sistema Moggi non esisteva né con gli arbitri e né con i giocatori. Certo. Il problema era che era un sistema generale dove c'era dentro anche Inter, Milan, tutte le grosse società, Sì. le quali avevano degli accessi preferenziali con gli arbitri, con quelle cose lì, ma Assolutamente. assolutamente non era Sì, un perché poi sistema. tutto quanto è stato scritto, i giornalisti per montare su, per l'interesse, alla fine. Vedi Sì, che poi si gli unici smorza che anno per abbiamo anno. pagato alla fine siamo stati noi, e Purtroppo quindi. sì, purtroppo sì.